Ok, sono ora dentro Villa Gregoriana, è un percorso fatto a U, devo arrivare dal lato opposto dove ci sono i templi che abbiamo visto prima e sono circa 3 km e mezzo. Loro dicono ci vogliono minimo un'ora e mezza, due, sì, secondo me col mio passo, dato che mi fermerò a guardare un'oretta e mezza a dir tanto, anche se mi fermerò a fare video e tutto. E niente, andiamo a vedere queste cascate. E dovrei stare bello fresco, nel senso è tutto in mezzo alla natura, tra gli alberi, tra le cascate, vicino alle cascate, quindi farà molto più fresco. E ne sono solo contento dato che sono già bello pezzato. Mentre ha detto che l'ultima parte è in risalita, quindi si suderà un pochino. E niente, ragazzi, ecco le cascate. Wow! A quanto pare si può passare nei ruderi della villa. Adesso non serve una torcia. Nel caso ho quella del cellulare. E niente, ragazzi, siamo nei ruderi. La villa. Villa Gregoriana, in origine villa di Manlio Vopisco, fu fin dal III secolo a.C. un importante punto di comunicazione per la transumanza dei popoli pastori dall'Abruzzo al Lazio, dentro la Valle dell'Inferno. E da qui si vedono anche i templi a cui dovremmo arrivare alla fine del percorso. Wow! La villa fu distrutta e disabitata dopo l'alluvione nel 106. Fu poi Papa Gregorio XVI nel 1800 a volere la creazione di deviazioni delle acque dell'Aniene e il recupero della villa, da qui il nome Villa Gregoriana. Negli anni divenne tappa fissa del Grand Tour come simbolo dell'estetica del sublime. Allora, urlo perché non so se si sentirà nulla con questo rumore. Comunque, a parte lo spettacolo perché è veramente bellissimo, non potete capire il refrigerio, cioè si sta da Dio, freschissimo, bellissimo. E adesso entriamo nelle grotte delle sirene. Porca miseria. E questa è la grotta delle sirene. Non avete idea di cosa darei per andare là a fare un bagno. Ed entriamo nel cunicolo del Mjollis. Caldissimo. Ah, ok. Ah no, adesso di qua ci sono c'è l'ingresso delle grotte di Nettuno è di qua. Giù di qua. E poi si risale per uscire, credo. Ok, si devia un attimo il percorso. Di qua.
Mamma mia che freddo! Wow! 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 Ok, siamo alle grotte di Nettuno, qua finisce il percorso, non si può andare oltre. Riscendiamo quindi. Wow, ma che potenza! E andiamo verso l'uscita. Sudatissimo, il percorso di Villa Adriana l'abbiamo fatto. Tra l'altro mi avevano detto ci volevano un'ora e mezza barra due, con calma, vedendo tutto, perché è un percorso di 3,5 km a quanto pare. Ci avrò messo 40 minuti, ma tra l'altro fermandomi a fare foto, video, quindi non è che ho fatto di corsa, e mi hanno fatto i complimenti, quindi boh, poi magari mi sono perso io qualcosa come un pirla. Ma quanto mi piace Tivoli, veramente è un posto bellissimo. Il centro è questo borgo medievale bellissimo, i negozi sono caserecci come piacciono a me, veramente uno spettacolo. C'è la Villa d'Este che è bellissima, c'è Villa Gregoriana che è un trekking breve ma molto bello, ma veramente molto bello, merita tantissimo, andate a vedere tutte e due. Adesso devo decidere se andare a Villa Adriana prendendo un pullman oppure se tornare indietro a Roma. Intanto oggi un po' lo stomaco sotto sopra, dato che ieri ho mangiato, bevuto, ci ho dato un po' dentro, allora volevo star leggero, ho detto vabbè prendiamo però un panino, gli do due morsi perché comunque è 1:30, qualcosa dovrò pur mettere sotto i denti. E mi sono fermato in sto posto che fa i panini con la porchetta, adesso ve lo faccio solo vedere. Allora, panino con la porchetta, eccolo qua, e ragazzi questa è la mia mano, cioè questa è la mia mano, che mi sa che ora lo provo, ne mangerò metà, non di più, e l'altra metà me la tengo magari per stasera, che o me la tengo nello zaino per il viaggio, che ho tutta notte davanti, se mi viene fame almeno qualcosa da mangiare. Vai, diamogli un morso. Pazzesco, buonissima. Crocchia in una maniera pazzesca.